Assenza, ritorna con energia e con coraggio con un evento speciale Super Salone. In 3 mesi abbiamo fatto un lavoro pazzesco con tutti i curatori, con il team del salone, con il team della fiera, e io credo che quello che vediamo oggi, il successo di pubblico, il successo dell'attenzione, premi questo sforzo collettivo. Siamo contenti perché vediamo appunto che il pubblico risponde in una maniera anche inaspettata, quindi vuol dire che abbiamo intercettato questa voglia di ripartenza molto importante. Non ci aspettavamo così tante persone, così tante lingue parlate tra i padiglioni, più di 120 paesi sono venuti a visitarci, anche espositori stranieri, un simbolo di ripartenza per l'Italia e di grande speranza. Quindi siamo molto felici di aver avuto il coraggio di fare il primo passo. Ci siamo inventati questa formula, che è una formula che ci ha permesso veramente di sperimentare a tutto tondo delle soluzioni che altrimenti sarebbero state difficili da mettere in campo. Il paesaggio del Super Salone non è il paesaggio degli stand, non abbiamo voluto gli stand, abbiamo creato un sistema di pareti flessibili, accompagnate da una serie di luoghi, di spazi di incontro, di socialità, come questa arena, come gli spazi dedicati al cibo, come lo spazio dedicato ai ragazzi, ai giovani, alla ricerca degli studenti. Quindi è un paesaggio urbano dentro un padiglione di una fiera. Il salone ritorna e lo fa aprendo le porte con il presidente Mattarella, un forte segnale dell'importanza e della rilevanza del Salone del Mobile e di un settore, quello del design e dell'arredamento, che è un settore creativo e produttivo, un'eccellenza del Made in Italy. È sicuramente un patrimonio di esperienza che potremmo usufruire per le prossime edizioni dei prossimi saloni, quindi del nostro orgoglio che è la fiera del Salone del Mobile di Milano. Credo che quello che vediamo oggi premi questo sforzo collettivo e sia anche un segno interessante per il futuro, perché è un segno di speranza e di fiducia in un settore che oggi ha ripreso energia e apre una serie di prospettive positive sull'abitare le nostre case, le nostre città, i nostri paesaggi nel futuro prossimo.